fermarla ormai. Quest'Italia che cambia siamo noi. Shape Italia nasce nel 2010. Il desiderio era quello di creare una struttura che desse supporto e potesse far sviluppare questo desiderio di volontariato, perché comunque eravamo in pochi sul territorio che conoscevano l'attività di Shape. Mentre abbiamo deciso di fare una struttura e dare supporto in modo tale da poter far sì che arrivassero altri volontari e trovassero tutto quello che era necessario per poter fare le attività. E noi collaboriamo tantissimo, abbiamo un'operazione che si chiama l'operazione Siracusa, che è un'operazione di protezione di un parco marino. Vicino a Siracusa c'è questa costa bellissima che è parco marino e parco terrestre, dove avvenivano una caccia, diciamo, dove i bracconieri andavano regolarmente tutti i giorni a cacciare, a pescare, anche in zona A, cioè proprio in zone vietate, dove non si poteva neanche navigare. E la collaborazione avviene ovviamente con le autorità, nel senso che noi facciamo da osservatori, pattugliamo tutta la zona per tutto il periodo, e tutte le volte che un bracconiere o assistiamo a una pesca illegale allertiamo l'autorità, che invece arriva con i mezzi e effettua l'arresto, il sequestro o la denuncia. È stato molto bello vedere come in realtà la popolazione che era abituata a questo evento, cioè quindi i bracconieri che entravano in una zona protetta, nel momento in cui ci sono stati gli strumenti per fare questa attività, era tutta con noi. Abbiamo un ottimo rapporto, una collaborazione strettissima, ed è l'unico modo per fare questa attività, con tutte le autorità, che sono la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, la Guardia Ambientale, i Carabinieri e anche ovviamente il personale del parco in questo caso. Perché crediamo che la divulgazione, la sensibilizzazione soprattutto dei ragazzi e dei giovani sia fondamentale per il futuro di questo pianeta. Quest'Italia che cambia, non puoi fermare.